Pio per raccontarvi la storia del Santo Frate Cappuccino. In questo corridoio, proprio accanto al pozzo del convento, la foresteria, uno dei luoghi in cui tanti pellegrini nei primi anni in cui è stato qui Padre Pio giunsero. E possiamo immaginare quello che accadeva proprio, pensate un po', nel 1919, dopo qualche mese che tutto il mondo venne a conoscere questo giovane frate cappuccino attraverso i giornali, questo giovane che faceva miracoli. Beh, cosa accadeva ormai? Già nel maggio del 1919 tutto il mondo venne a sapere dell'esistenza di questo frate sul Gargano. Qui giungevano su questo monte sperduto, per arrivarci ci volevano diverse ore, strada sterrata, in tanti erano i fedeli che giungevano qui a San Giovanni Rotondo. Ebbene, possiamo immaginare quella che fu la comunità di Padre Pio, che venne un po' sconvolta dall'avvento di tutti questi pellegrini. Cosa doveva accadere? Chiaro che subito i superiori provinciali andavano a dare delle indicazioni importanti, e proprio il 30 settembre del 1919 hanno voluto dare delle indicazioni. Scrive il padre provinciale, dopo aver effettuato la visita canonica, scrive proprio a questa fraternità, la fraternità di San Giovanni Rotondo, dopo aver effettuato qui la visita canonica, poi a tutti i conventi della provincia religiosa, io vi invio alcune disposizioni proprio per il convento di San Giovanni Rotondo. Innanzitutto, salvo rarissime eccezioni, non si ammettono delle persone secolari al refettorio in convento. Ai soli religiosi si conceda un'ospitalità caritativa soltanto per 2 giorni, e resta assolutamente proibito di permettere che i giornalisti e fotografi si avvicinino al Padre Pio. Poi, ultime 2 indicazioni del ministro provinciale, quella che nessuno si appropri di tutti gli oggetti appartenenti a Padre Pio e molto meno si faccia lecito anche di darli agli altri. E poi, per dare un'indicazione forte a tutti i suoi confratelli, il ministro provinciale scrive: i religiosi diano a tutti il buon esempio.